Ciao a tutti! Oggi vi vogliamo parlare di una vicenda che purtroppo getta delle ombre pesanti sulla sanità emiliano-romagnola, che coinvolge l'ospedale di Conan, in provincia di Ferrara, un buco da 100 milioni di euro e il possibile collegamento con il fallimento di Carife e del decreto salvabanche del PD. Cosa succede? L'ospedale di Cona doveva essere finanziato in parte dall'INAIL per 65 milioni di euro e in parte doveva essere finanziato attraverso la vendita del vecchio ospedale di Ferrara, vendita che non è mai avvenuta. INAIL promette attraverso un rogito il finanziamento appunto di 65 milioni di euro per la costruzione dell'ospedale di Cona. Ma in corso d'opera INAIL si ritira. La regione e l'azienda ospedaliera che cosa fanno? Oltre a non fare ricorso, non trovano nemmeno le coperture per continuare a finanziare la costruzione dell'ospedale ed il debito che si era creato attraverso le anticipazioni di cassa che aveva fatto Banca Carife. Sia i 65 milioni promessi da INAIL, sia i 30 che si prevedeva di incassare dalla vendita del vecchio ospedale. Si è creato un buco così di 95 milioni di euro che, sommati a oneri e interessi, sono diventati almeno 100 milioni. E oltre a non avere più le coperture da parte dell'INAIL, non abbiamo più nemmeno le coperture da parte della regione e quindi molto probabilmente questo buco di 100 milioni può aver influito sul fallimento di Banca Carife e può aver ovviamente danneggiato i cittadini ferraresi ed emiliano-romagnoli che avevano investimenti e risparmi in questa banca a seguito ovviamente del decreto salvabanche che ha azzerato i risparmi dei cittadini. Noi abbiamo depositato un'interrogazione e depositeremo anche un esposto alla procura perché vogliamo vederci chiaro, vogliamo capire se ci sono anche delle irregolarità nei bilanci. Naturalmente speriamo di essere smentiti, speriamo che la regione ci dia delle risposte perché ad oggi purtroppo gli attori coinvolti, cioè Banca Carife, l'ospedale di Cona e Coop Costruttori, che aveva l'appalto per la costruzione dell'ospedale, risultano effettivamente un fallimento gestionale per l'ospedale di Cona e la sanità del Ferrarese, il fallimento di Banca Carife e l'azzeramento dei risparmi da parte del decreto salvabanche e il fallimento di Coop Costruttori, che in pochi ricordano è il terzo fallimento italiano dopo Parmalat e Cirio e nei quali sempre i cittadini emiliano-romagnoli e ferraresi avevano investito i propri risparmi.